Il nuovo anno accademico 2023-2024 dell'Università degli Studi Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara si è aperto sotto l'egida di Anna Maria Bernini, ministra per l'Università e la Ricerca. La cerimonia inaugurale, che si è svolta nell'auditorium del Rettorato di Chieti alla presenza di autorità civili e religiose e direttori di altre università, si è aperta con l'esibizione del coro Uda in Canto diretto dal maestro Cristian Starinieri, seguita dall'intervento del magnifico rettore Liborio Stuppia alla sua prima inaugurazione accademica dopo l'insediamento dello scorso 7 giugno. Sarà un anno accademico importante perché noi abbiamo messo in opera tutta una serie di modifiche ad alcuni corsi lauree, soprattutto in medicina, quindi dovrebbe essere un anno di grandi cambiamenti e poi anche per la vita nel campus sarà l'anno in cui da maggio ogni venerdì sera ci saranno delle iniziative per gli studenti, quindi apriremo il campus di Chieti, poi anche quello di Pescara, alle iniziative sociali e culturali dei ragazzi. Quindi il ministro Bernini è la seconda volta che viene nel giro di pochi mesi, quindi non è un caso, chiaramente è il segno che in qualche modo apprezza che noi ci stiamo muovendo molto sulla stessa linea del Ministero, cioè di intervenire il più possibile per il diritto allo studio. Noi abbiamo stanziato 1,5 milioni di euro per le borse di studio dei ragazzi e credo che ci sia un apprezzamento per questa nostra attenzione al diritto allo studio. A chiudere il programma degli interventi, il discorso della ministra Bernini, che ha elogiato l'offerta formativa della D'Annunzio. Ministro, c'è anche un altro tema di grande attualità, che è quello dell'intelligenza artificiale, che può diventare un problema se non governato bene. Nel campo della formazione, come si intende, insomma, declinare l'intelligenza artificiale? Questo sarà l'anno dell'intelligenza artificiale. Tra l'altro noi presiediamo dal 1 gennaio il G7 e proprio la sottoscritta, come rappresentante del Ministero dell'Università e della Ricerca, presiederà il G7 della ricerca, innovazione e tecnologia, che avrà come protagonista l'intelligenza artificiale. Calcolando che non è una scelta, l'intelligenza artificiale c'è già, quindi noi la dobbiamo semplicemente governare, gestire, dare all'intelligenza artificiale una dimensione antropocentrica, cioè basata sull'uomo. Lo si fa portando l'intelligenza biologica a monte e a valle dell'intelligenza artificiale, cioè siamo noi a nutrire l'algoritmo con i big data, no? Con i grandi dati, siamo noi a dire all'algoritmo come deve lavorare, quella è intelligenza naturale, umana, non è intelligenza artificiale. E quando i dati sono elaborati, le serie storiche che sono processate dall'intelligenza artificiale le valutiamo noi. Quindi anche a valle c'è l'intelligenza umana che elabora i dati dell'algoritmo che ha essa stessa programmato. Questa è, diciamo, la giusta utilizzazione dell'intelligenza artificiale in una dimensione antropocentrica, cioè con l'uomo al centro del sistema. Qual è l'augurio che fa alla D'Annunzio per il nuovo anno accademico? Di credere in questo rettore che crede nell'internazionalizzazione e ai ragazzi una cosa che può sembrare curiosa, ma di non avere paura di sbagliare, perché l'errore è creativo. Non bisogna essere così paralizzati dalla paura di sbagliare da limitare le opportunità della propria vita. Quindi grandi opportunità, grande capacità di credere in se stessi, ma anche grande capacità di capire che quando si cade ci si rialza sempre, magari migliori di prima della caduta.